marzo in cui io porto all'attenzione dell'Ateneo alcune essenzialissime linee programmatiche e annunciavo la mia candidatura, ho in questi mesi incontrato moltissimi di voi, moltissimi colleghi, moltissimi studenti e rappresentanti del personale tecnico e amministrativo. Questo è stato un metodo per me molto importante, il metodo della discussione, il metodo del coinvolgimento a tutti i livelli, il metodo che cerca di prendere in considerazione tutte le opinioni per il loro valore. Questo è stato un metodo che mi ha fortemente arricchito, che ha contribuito a strutturare meglio il mio programma ed è un metodo questo della discussione, del coinvolgimento, della partecipazione attiva a tutti i livelli che io propongo di adottare negli organi collegiali e in tutte le articolazioni dell'Ateneo. La mia candidatura nasce dalla volontà di partire dai risultati, credo indubbiamente positivi, che sono stati conseguiti in questi anni in termini di bilancio sano e corretto, in termini di investimento nella ricerca, in termini di formazione alla ricerca, in termini di reclutamento dei ricercatori, per andare oltre, per proiettarsi nel futuro. È un futuro di sfide difficili, in cui le difficoltà del sistema paese si accompagnano alle incognite internazionali e della situazione economica complessiva, ma dobbiamo accettare fino in fondo le sfide dell'innovazione, della competizione europea e internazionale, della valutazione, che sarà la grande sfida dei prossimi anni. Le parole d'ordine sulla base delle quali propongo di fronteggiare insieme queste difficili sfide sono l'interazione partecipativa, la fiducia, la trasparenza, leale rispetto di regole del gioco condivise e soprattutto un forte appello alla coesione. Credo che senza una forte coesione d'Ateneo saremmo tutti più deboli e saremmo in maggiore difficoltà nel rispondere in maniera efficace a queste sfide difficili che ci attendono. Gli obiettivi sono quelli di una ferma tutela e indipendenza, prima di tutto culturale, ancor prima che politica ed economica, del nostro Ateneo e di tutti gli Atenei pubblici in Italia. Cioè, siamo di fronte a questo disegno di legge quadro in materia di organi di governo, organizzazione e valutazione del sistema universitario che ci dà una grandissima preoccupazione perché mina alla base l'autonomia degli Atenei, vuole esporli agli interessi e al condizionamento di forze esterne, economiche e politiche.